Gaetano Carbonaro, Giuseppe Cannizzo, Peppe Fiorellini, Giovanni Biondo, Rosa Lulicitra e Francesco Labisi, questi sei componenti del nuovo comitato che reclama la nascita di un secondo circolo del Partito Democratico a Vittoria. Stamane ad Eventi Quotidiani con uno degli esponenti del comitato costituente, Giuseppe Fiorellini, abbiamo cercato di capire le ragioni che hanno indotto questi suoi uomini a fare tale scelta. Abbiamo lasciato, alcuni di noi, sottoscritto altri, il Partito Democratico perché avevamo notato una deriva, diciamo così, di antipolitica all'interno del PD, cioè la mancanza di una linea politica forte che in qualche modo con la segreteria, l'ultima fase della segreteria di Bersani stava cambiando la tendenza. In quel momento alcuni di noi, in particolare il sottoscritto, hanno iniziato a ragionare attorno a un'ipotesi che era quella della discesa in campo dell'ex ministro Barca, che ha ragionato attorno a una nuova ipotesi di partito e di sinistra nel nostro paese. Nasce da qui, nasce dal fatto. Noi ci siamo incontrati con Corradino Mineo, il senatore Corradino Mineo, che è venuto in una iniziativa insieme a SEL, con il segretario regionale di SEL Erasmo Palazzotto. Ci siamo confrontati ed è maturata l'idea, per quanto mi riguarda, di ritornare a intervenire nel dibattito interno del Partito Democratico. Questo è, per quanto mi riguarda, il ragionamento che abbiamo fatto. Chiaramente mi rendo conto delle polemiche che possono sorgere. In un partito dove non c'è la politica, chiaramente nascono le fibrillazioni, perché evidentemente nel momento in cui la politica è completamente assente in quel circolo, in cui nella migliore delle ipotesi si possono passare alle veline dell'amministrazione comunale o si sostengono le iniziative dell'amministrazione comunale, è chiaro che il confronto con una parte, diciamo così, che ha una storia, rappresenta un pezzo di storia della sinistra di Vittoria, fa paura. Hanno avanzato formale richiesta alla segreteria provinciale e regionale del partito. Adesso attendono il responso che dovrebbe arrivare in giornata. Ieri sera la segreteria, la direzione provinciale, penso, si è riunita per affrontare questi nodi. Evidentemente non si tratta solo di affrontare il tema del secondo circolo a Vittoria, ma anche di altri circoli in altre città, penso a Ragusa. Io spero che decidano nella maniera più serena possibile, senza problemi di altro tipo che quello, se ritengono che questo contributo possa essere utile, ci dicano di sì, se ritengono che questo contributo si possa fare a meno, ci dicano di no.